Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Clash of Clans in Mind Combat. Yeah! Allora, cosa è successo? Perché sentire questa voce orrenda e non vedete la webcam? Ora lo spiego. Allora, io ho un microfono Samsung che ha fatto una brutta finaccia. Quindi, per adesso, fino al 4, fino al 13, dipende da quanto Amazon ci metta a spedirmi la roba, avrò questo microfono e non potrò utilizzare la webcam perché è il microfono della webcam. Quindi, effettivamente, non posso utilizzarla. Allora, oggi siamo qui. Cosa possiamo fare? Allora, intanto devo fare dei ringraziamenti a dei ragazzi che mi hanno aiutato moltissimo sul server, mi hanno dato davvero tantissimi equipaggiamenti. Allora, no, Calogero, Spirit BSK, Jaskillex, Daddy07, Icaron, Masty Rock, Altaria e Minecraft 4092, che mi hanno dato una grandissima mano. Infatti sono a Tier 2 di miniera che adesso andiamo a vedere, e ho 50.000 rotte gemme perché volevo arrivare al Tier 3, però visto che dobbiamo registrare oggi l'andremo ad utilizzare un po'. Allora, ho tantissima roba, mi avete dato armature, cose d'oro, mele, carbone, c'ho di tutto, ragazzi, ho di tutto. Infatti mo dovrò vendere un po' di carbone perché sennò nell'inventario non c'entra. Anche perché vorrei upgradare la mia isoletta. Quindi intanto mi vado a vendere un po' di carbone, tanto questo ormai lo facciamo anche noi a blocchi, ragazzi. E vado a prendermi tutta sta robina. Quasi quasi, sai che vi dico? Faccio una cesta qua fuori, mi faccio sopra alla nostra bellissima bussola. Vado a fare potenza municipio. Sbam, abbiamo cambiato municipio. Questo municipio non è illuminato. Mi scusi, mi scusi. Io vorrei potenziare ancora. Si può, ce la facciamo? 4.000 gemme, 4.000 d'oro e 4.000 d'elisir. Non ci arriviamo. Ok, però già abbiamo fatto un upgrade. Anche se di notte è un po' buio questo upgrade. Effettivamente ci volevano due lucette. Ce le potevi pure mettere. Anche perché se no queste chest tutte al buio fanno un po' brutto. Allora, vediamo che altro posso portare, che altro posso costruire. Ah, una cosa molto intelligente mi ha detto uno di voi. Adesso io non so se c'ho dell'iron. Ah, visto che abbiamo sbloccato le nuove miniere, andiamo a vederla. Ok, eccoci qua. Allora, mi serve un pochino, ma proprio poco ferro. Vediamo un po', eccolo qui. Che fortuna che non l'hanno notato loro. Perfetto. Me ne prendo giusto un po' perché volevo farvi vedere un secchielletto. Volevo fare un secchielletto, ragazzi. Allora, in questa maniera intanto vi dico immediatamente cosa c'è: carbone a blocchi e ferro, fine. Però effettivamente è comodo perché i blocchi di carbone ci servono per cuocere il ferro che troviamo qua dentro. Quindi è anche una delle poche fonti di esperienza che possiamo utilizzare. Allora, ragazzi, un ragazzo mi aveva consigliato di provare a buttare l'acqua direttamente sopra a queste piantine per allargarci e non sprecare gemme. Il problema, ragazzi, è che l'acqua è stata disabilitata, non si può prendere allo spawn, non si può prendere da nessuna parte, ma esclusivamente in bottiglietta. E in bottiglietta non ci serve una mazza, ragazzi. Quindi potete ben capire che è abbastanza inutile cercare di fare questa cosa. Bisognerà per forza sprecare una valanga di gemme per levare delle piantine totalmente inutili. Ah, che scatole questa cosa. Effettivamente è uno spreco di tempo fare questo procedimento. Però che dobbiamo fare? Se dobbiamo andare avanti o dobbiamo fare? Allora, visto che ancora non ci sono gli attacchi, ragazzi, che ancora mancano, io direi di concentrarci sull'espandere e fare altre risorse, perché effettivamente non abbiamo altra possibilità. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Io direi di crearci altri di quelle risorse lì, perché poi io sono abituato con quello di Craft of Clans, quindi vado sempre di là. Allora, vediamo un po'. Sciopino. Allora, possiamo fare risorse e ci prendiamo un'altra miniera d'oro che la andiamo a piazzare precisamente. Era questa. Ecco, bistecca conferma acquisto. Io me la metto sempre qui, la mettiamo a fianco. Poi tanto si possono spostare, ragazzi. Questa adesso è soltanto per una questione di comodità. L'unico problema adesso è questo, perché abbiamo sta erbaccia in mezzo alle balls. Adesso me la piazzi, come dico io. C'è qualche altra pianta che deve rompere le balls. Ok, sembra che vada. Conferma posizionamento. E così ne abbiamo due. Poi ne metto un'altra a sto punto di Elisir. Io sono sempre abituato ad andare lì dentro, quindi stavo riandando lì dentro un'altra volta. Ok, leviamo questo. Allora, sciopino, e andiamo a metterci un'altra risorsa. Infatti ci dice che è il limite 2, perché praticamente abbiamo fatto l'upgrade dell'isola. Ok, quindi per adesso questo sarà il nostro set. Allora, vediamo un po' se riusciamo magari a potenziare le prime.
Allora, potenza struttura 10.000 gemme e oro 1.000. Ok, si può fare. Ok, quella è potenziata. E andiamo lo stesso a fare questa qui. Potenziamento struttura, perfetto. Quindi abbiamo altri due upgrade. Niente male, ragazzi. Allora. Quante ne contengono questi? Ne contengono sempre massimo 500 e produzione 200. No, aspetta, sto su quella sbagliata. Ok, massimo 1000, produzione 400 orari a livello 2. Ok, cominciano a essere un po' meglio, ragazzi. Allora io direi di fare un expand da questo lato. Come si faceva? Vediamo un po'. Acquista area, costo 509. Ok, io direi di confermare in questa zona qui. Lo spazio che ci dà effettivamente per lungo in questa maniera è molto scomodo. Vediamo un po'. Allora, quest'area e facciamo anche qui. Ok, ci siamo allargati un pochino. Allora, altre milioni di piantine maledette da levare, perché volevo almeno in questo video mettere anche una difesa giusto per guardarla. Però se devo stare a rimuovere 14 milioni di piante, effettivamente non mi sconfinfera questa cosa. No, vabbè, il cannone, la torre d'acciaio è costosa, al cannone lo possiamo pure mettere uno. Così almeno vediamo anche com'è fatto, ragazzi. Allora, eccolo qua. Ti è? No, si fa così qui. Ok. Questo è il cannone, ammazza che grosso. Beh, effettivamente posso dire una cosa. Le strutture che si piazzano sopra questo server sono molto meglio di quell'altre. Per quale motivo? Perché sono un pochino più elaborate, forse sono un po' meglio. Vediamo se con le gemme ce la facciamo ancora e proviamo a farci una torre del mago. Vediamo un po', una difesa a torre dell'arciere, scusate, ho detto una cavolata. Che la torre del mago è un po' costosina attualmente. Eccola qua. Oh, abbiamo una torre del mago. Sì, ancora, è una torre dell'arciere. Torre dell'arciere. Ok, io sono nei maghi, ragazzi. Vi ricordo sempre questo, sono nei maghi, nel gruppo maghi. Allora, penso di aver fatto abbastanza cosine per oggi. Mi sono allargato un pochino, cercherò di arrivare al tier 3. Ringrazio ancora i ragazzi che mi hanno dato una zampa e mi hanno dato quelle risorse e questo fantastico piccone, licenza 5, indistruttibilità 3 e fortuna 3, che veramente è una manna di Dio. E niente, ragazzi, spero vi sia piaciuta come puntata. Mi dispiace ancora per il cambio di microfono, che è bruttissimo di qualità. Mi dispiace che non posso utilizzare la webcam, perché la webcam è il mio microfono attualmente, fino a che non mi arriva quello nuovo acquistato. E niente, ragazzi, dopo questo posso dirvi soltanto lasciare tanti pollicioni, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. E ci vediamo alla prossima puntata di Clash of Clans in Mind Combat.